Siamo per Chioggia Azzurra con il sindaco di Parenzo che è venuto in visita a Chioggia per promuovere il festival internazionale della pesca, il crawfish, giusto? Sì, è una fiera crawfish che è già da un paio di anni che abbiamo a Parenzo. Gli ultimi due anni non l'abbiamo avuto perché c'era la pandemia. Sì, il Covid, la pandemia, come da noi, da tutte le parti, però adesso cominciamo di nuovo. Diciamo Parenzo, tutti quelli che non sanno dove è Parenzo o cos'è Parenzo, Parenzo è la seconda città come grandezza in Istria, è una città diciamo turistica, quello sicuramente, però è conosciuta anche per lo sport, perché ha tanti stabilimenti sportivi. Sicuramente siamo conosciuti per il vino, l'olio d'oliva e così via, e in tutto questo abbiamo anche abbastanza fiere. Questa è la quinta fiera di quest'anno, allora il crawfish, come abbiamo detto prima, e da noi è una cosa abbastanza grande perché siamo una, come ho detto, una città turistica e ci interessa tutto quello che che accade fuori dal, diciamo, da giugno, luglio, agosto, settembre. Anche fuori dalla stagione turistica. Fuori dalla stagione turistica, quello sicuramente. Come città siamo sicuramente interessanti in Croazia perché siamo una città piccola, abbiamo 20.000 persone, però in estate ci allarghiamo abbastanza, siamo in 140-150.000 persone in tutto al giorno, che è una cosa abbastanza grande. Dobbiamo tutto progettare per questi picchi, diciamo, certo, nell'estate che abbiamo. E l'estate da noi, in giugno, luglio, agosto, diciamo, sono i picchi, però comincia, diciamo, dal marzo fino a ottobre, novembre, quello sicuramente, perché fuori dalla stagione abbiamo anche tante manifestazioni, non solo fiere come questa, abbiamo tante manifestazioni sportive, diciamo europee, mondiali e così via, e in quel momento vengono abbastanza persone, sportivi in tutto. Ecco, potrei parlare di Parenzo molto. Vedo, molto. C'è tanto, sì, da raccontare piuttosto. Sì, c'è tanto da raccontare. Siamo abbastanza vicini. Tutti quelli che vengono a Parenzo o in Istria vengono con l'auto. Diciamo in Istria abbiamo il 94-95% di tutti che vengono con l'auto. Gli altri vengono con l'aereo a Pola o a, sì, siamo o a Trieste, di Ronchi. Casa, ecco. Ecco, sono venuti tanti italiani, vengono tanti italiani da noi, però ecco, in questo momento posso anche chiamare anche tutti quelli che non sono stati ancora, che vengono da noi a un vedere. Un bel invito, insomma, bel venirli invito a trovare. Sì, venirci a trovare, non solo in estate, tutto l'anno. Siamo interessanti sicuramente e siamo vicini. Perfetto, allora aspettateci. Ecco, aspettateci. Grazie, grazie infinite. Thank you.